Ho un bell'affare per te, dottore. Sempre a caccia di gonzi, eh? Ciao, Roy, vecchio amico. Addio, Mac. È un piacere vederti. Anch'io, sono proprio contento di vederti. Grazie per l'aiuto, mi stavo preparando per un'altra evasione. Che cos'hai, Mac? Non lo so. Non mangio, non ho fame e non posso dormire. Il dottor Banton dice che sconto i bagordi passati. Il dottor Banton è qui adesso? Sì, l'aspettavo quando sei venuto. Dirige una casa di cura sotto falso nome. Versati da bere. Beh, Roy, che te ne pare del nostro colpo? Non vedo come possa andare male. Se gli uomini mi ubbidiscono è uno scherzo. Ma sai, Mac, credo che farà un gran chiasso sui giornali. Questo riguarda te, non me. I gioielli sono la sola cosa che mi interessa. Senti, Roy, quando ci hai messo le mani sopra, non te li far sfuggire. Portali qui. Se ti seguono, telefona. Questo colpo vuol dire molto per me. Ho speso un sacco di soldi e sono all'asciutto. Perciò non mi deludere, Roy. Non ho mai deluso nessuno, Mac, lo sai. Ah, sì, lo so, ma ho avuto a che fare con dei tali idioti, maschietti imberbi, immaturi, damerini. È un sollievo parlare con un tipo come te.